Buongiorno ragazzi, bentornati sul mio canale. Siete pronti ad allenarvi con me? Oggi faremo un circuito total body che comprende 6 esercizi. Ogni esercizio andrà fatto per un minuto e praticamente saranno suddivisi a coppie. Quindi avremo i primi due esercizi da un minuto, 30 secondi di pausa, gli altri due esercizi e 30 secondi di pausa e poi gli altri due. Ripeteremo il tutto per 3 volte. Quello di cui avrete bisogno sono soltanto un kettlebell, questo è un po' pesante, però potete prenderlo del peso che volete, e due manubri. A questo punto, ragazzi, ci riscaldiamo 5 minuti e cominciamo subito con l'allenamento. Andiamo! Ci siamo riscaldati, incominciamo subito con squat, 1 minuto, con il kettlebell e dopo il rematore, sempre con il kettlebell, e poi 30 secondi di pausa. Kettlebell potete tenerlo anche sopra, ma per me questo è abbastanza pesante, quindi preferisco farlo così. Poi sento maggiormente lavorare i glutei. Cambiamo subito esercizio. Rematore. Cercate di sentir bene lavorare il centro della schiena. Metto così, la posizione è questa. Con scritto gli esercizi. Adesso facciamo gli squat con le alzate e gli stacchi con la kettlebell. Quindi i manubri li ho un po' smontati perché sennò erano troppo pesanti, e poi subito ricominciamo. Oddio, meno male ragazzi che c'è Giallo che me li ha prestati, perché però potete farlo anche con le bottiglie, con quello che volete. 1 minuto di squat con alzate e su. Così è il movimento, fai un po' davanti così si vede meglio. Spingete bene i glutei quando salite. La salita è esplosiva, eh. Quando si sale, spingete sui talloni, gambe sempre leggermente divaricate, così scendiamo. Questo secondo me ci fa prendere un pochettino di piatto. Ok.
poi i mountain climbers e dopo facciamo massime ripetizioni di jump squat. Cerchiamo di arrivare più o meno a una quindicina, ecco, fino a quando non sentiamo ben bruciare le gambette. Se volete potete farli anche con un piccolo peso jump squat, però secondo me già a corpo libero sono belli tosti. Mettiamoci giù e mountain climbers. Glutei bassi. Vai, vai, spingiamo, spingiamo. Massimo che riusciamo. Partiamo. Che fatica. Adesso aspettiamo un pochino che ci riprendiamo e ricominciamo. Allora, questo allenamento qua in realtà dura una ventina di minuti, però se volete fare un allenamento più lungo, comunque sul mio canale ne trovate tantissimi altri, quindi potete attaccarci diversi workout, fare diversi pezzi insomma insieme, così arrivate ad allenarvi più o meno un'oretta e un quarto, che è perfetto. Aspettiamo ancora un attimo, poi ricominciamo dal nostro squat, dal nostro rematore. Siamo pronti, iniziamo! Se volete questo potete farlo sempre anche con un bilanciere normale sulle spalle, o se no con sempre casse d'acqua o bilanciere con le casse d'acqua. Sapete che di solito mi sono sempre arrangiata. Spingiamo bene sui talloni, sui glutei. Remiamo, remiamo. Sta scivolando lì. Per me 16 kg per alcuni esercizi è un po' pesante, però sta facendo fatica, no? Thank you.
recupero. E abbiamo poi i nostri squat con le alzate e gli stacchi. Io ragazzi ho il mio fogliettino fantastico. Siamo alla parte di mezzo. Manubietti. 3. Io preferisco tenerli davanti, però se volete potete tenerli anche così. Scusatemi le facce ragazzi, ma sto facendo una fatica. Quindi teniamo duro. Teniamo bene. Stacchi. Stacchi, stacchi. Anche questi vi ricordo che potete farli sempre col bilanciere o con le casse d'acqua, come preferite, ovviamente con quello che sta a disposizione. Con questo esercizio qua in realtà potete anche sostituirlo con lo swing, però se si sa farlo bene, perché sennò potete farvi male alla schiena. Secondi di pausa, mountain climbers e jump squat. Porto un pochettino giù, scusatemi, però almeno così mi si vede meglio poi mentre sono per terra. Facciamoci il nostro spazio. Tra poco siamo pronti. Via. Veloci, veloci! Jump squat. Un minuto di pausa e lo ripetiamo tutto per l'ultima volta. Questa è casa di mia nonna, quindi per questo non sto anche sotto la mascherina. Se no di solito comunque o quando vado a correre, quando cerco di allenarmi fuori, sempre a portata di mano, ragazzi, ricordatevelo. Se non c'è nessuno si può tirare giù, però se andate al parco che è un po' affollato,
per voi e per gli altri tenetela. So che fa mancare un po' l'aria così, poi in teoria dovrebbero aprirci anche le palestre. Voi quando riapriranno le palestre andate subito o aspettate? Scrivetemelo qua sotto. Io sinceramente, se si può, una volta la prima settimana che apro mi piacerebbe andare. Così, tanto per ritornare un po' a squattare, fare qualcosa con i bilancieri che mi mancano. Ok, finito il recupero, ricominciamo l'ultimo set, quindi squat. Di pausa, squat con alzate, ricordiamocelo, poi gli stacchi o lo swing. Mamma mia, che
Citti. Beh, le giambe. Se anche voi siete sudati come me, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Questa magliettina poi. Giuro che mi stai caricando. Dai, vieni a caricare un po' tutti che secondo dai, me stiamo stando. Giù! Guarda, il mio basta un po' che si la telecamera. Così almeno mi si. Oh, perfetto, grazie. Ecco, bravo Gianni. Sono utile anch'io, finalmente. Esatto. Giallo. Ancora 40 secondi. No, dai, non è vero. 13. Oh. Dai, dai. Penso tirare anche le spalle. 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Non abbiamo finito. Sono i jump squat. Massimo di ripetizioni, ragazzi. Questa è l'ultima. Quindi, spingiamo. Tutto. Io non ce la faccio più. Oddio ragazzi. Workout 25 secondi, dai dai dai. No, questo era Massimo. Massimo, Massimo. Ringraziate Gianluca. Questo allenamento è bastante. Se devi abbassare un pochino. Ok. Adesso potete tutti ringraziare Gianluca. Ma io non ho sentito niente. Ti sei allenato. Ok ragazzi, anche questo allenamento finisce qui. Io vi consiglio di aggiungercene un altro, sempre a circuito, oppure se volete un po' più di focus sugli addominali, non lo so, sceglietelo voi, in modo tale da fare, come vi ho detto, un'oretta di allenamento. Ma già questo è bello tosto. Fatemi sapere se questo allenamento vi è piaciuto. Vi ringrazio se mi supportate tramite anche un bel like, che per me è molto importante, anche perché così almeno i miei video girano un po' e facciamo vedere i workout a più persone possibili. E niente ragazzi, se tutto ci è piaciuto, lasciate un bel like, vabbè, questo ormai lo dico sempre. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Buon allenamento!